ci mettiamo a parlare di investimenti e in particolare lo faccio in compagnia di Luca Matassino, che è Chief Business Officer di Mediolanum International Funds. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto. Dunque, Mediolanum International Funds è una realtà che ha un approccio molto particolare, lo preannunciavamo proprio in testa a questo blocco e si basa sul modello multi-manager. Anzitutto le chiedo di spiegarci in cosa consiste. Certo, noi siamo pionieri del modello multi-manager dall'origine. Noi siamo presenti in Irlanda come società di gestione del gruppo Mediolanum dalla fine degli anni 90 e come dicevo siamo pionieri, siamo stati tra i primi a sviluppare questo modello. Multi-manager significa che noi ci avvaliamo delle nostre competenze per quanto riguarda alcune specifiche strategie, ma prendiamo vantaggio dalla collaborazione, dalla partnership con i principali gestori presenti sul mercato. In questo modo noi creiamo delle soluzioni attraverso delle deleghe di gestione a singoli manager, ma più propriamente, come dice la parola stessa, multi manager, quindi all'interno della stessa soluzione ci sono diversi manager che collaborano con noi e che portano le proprie strategie, le proprie idee, e quindi automaticamente c'è una diversificazione molto molto ampia. Questo modello naturalmente non lo facciamo solo con le grandi aziende, i grandi asset manager, ma lo facciamo anche andando a scoprire quelli che sono i gestori specializzati. Quindi è un modello, se vogliamo, misto, che mette insieme le nostre competenze interne, i grandi asset manager diciamo, presenti sul mercato e gli asset manager specializzati che ci possono dare una visione a 360 gradi su quello che succede sui Se mercati. vogliamo, Matassino, è un po' un punto di contatto, è un po' ritrovare un punto di contatto tra l'economia reale e la finanza, dove abbiamo visto che spesso in questi anni uno dei temi era stato proprio la distanza che c'era tra questi due Certo, mondi. se vogliamo, noi abbiamo da un lato, come dicevo, i grandi asset manager che guardano e hanno capacità, qualità, struttura, processi che ci aiutano a entrare bene nel modello degli investimenti e scegliere tutte le opportunità in tutte le geografie presenti, nel mondo, naturalmente, quindi tante opportunità. Ma dall'altro, come dicevo, i gestori specializzati sono proprio quei gestori che vanno a guardare le singole asset class, le singole nicchie, se vogliamo, sul mercato, ma anche la possibilità di andare a vedere quello che succede appunto nell'economia reale. Molto spesso sono loro stessi imprenditori, no? Che Certo. operano nel settore e che però danno una grande qualità e grandi performance. È evidente quanto la collaborazione tra queste due figure, tra chi gestisce i fondi e poi i manager, possa ovviamente arricchire la visione, ma pensando invece a un investitore che dovesse rivolgersi a un fondo multimanager, che tipo di vantaggi potrebbe Ci ottenerne? sono tantissimi vantaggi. Come dicevo, oggi se noi ci concentriamo su un solo manager possiamo avere una strategia che va particolarmente bene in un certo periodo, ma poi chiaramente se dovesse poi andare male, quello che succede è che automaticamente il nostro investitore l'unica cosa da fare è eventualmente disinvestire e cercare una nuova opportunità. Con l'approccio multi-manager noi integriamo tante capabilities diverse e alla fine il percorso è di controllo, di monitoraggio da parte nostra, perché automaticamente noi abbiamo la possibilità di avere una diversificazione completa e saremo noi stessi, come gestore del fondo, della soluzione, a scegliere qual è la capabilità e nel caso in cui qualcosa non dovesse andare bene all'interno del prodotto stesso, eventualmente a cambiare il manager o a cambiare strategia di investimento. Quindi un grande vantaggio sicuramente per i clienti che non devono preoccuparsi di quello che succede sul mercato, perché ci sono appunto i gestori, i professionisti che guardano l'evoluzione del mercato e quindi cercano di adattare il prodotto a quello che succede appunto sui mercati.